6 giugno 2020. I maestri del mondo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 4. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Gesù Cristo, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola. Insisti al momento opportuno e non opportuno. Ammonisci, rimprovera, esorta, con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri, secondo i loro capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro le favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per essere versato in offerta, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Due dimensioni procedono unite, quello di predicare e quello di sopportare le sofferenze a causa della predicazione. La predicazione del Vangelo chiede forte perseveranza, deve essere anche inopportuna per i destinatari, poiché il tempo concesso potrebbe concludersi presto, con la venuta di Gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti. Il tempo che si fa breve è il giudizio che attende le persone per il rendiconto personale ed universale del mondo intero. Da ragione di tale urgenza di Paolo per la predicazione del Vangelo. Come uno che vede nel buio in mezzo a una folla di ciechi, egli comprende come la rovina incombe sul mondo e del pericolo delle anime di perdersi per l'eternità. Ecco dunque l'esortare, l'insistere in tempo opportuno e inopportuno, e non solo parole dolci, ma anche ammonizioni e rimproveri, per svegliare le anime dall'annebbiamento riguardo la gravità del momento. Il profeta di Dio, infatti, non dice cose che sono percepibili immediatamente, secondo le prospettive umane, ma dice quello che ha sentito da Dio e rivela ciò che al presente non si conosce, se non per segni, che tuttavia devono essere percepiti e interpretati. Il Vangelo è dunque l'annuncio di verità che riguardano lo stato spirituale delle anime e del mondo, il suo destino e quello dell'eternità delle anime, del giudizio finale e quindi della responsabilità delle azioni, buone e malvagie, perché troveranno premio e castigo. La predicazione del Vangelo diventa difficile e dolorosa, ottiene sofferenze, persecuzioni e martirio, pur non obbligando qualcuno a credere o a convertirsi. Infatti si tratta sempre di esortazione. Tuttavia va a toccare e muovere gli impedimenti personali, che legano e bendano gli occhi, illudono e fanno presumere sul senso della vita. Chi esorta a cambiare vita per il fatto che c'è un giudizio delle colpe e delle responsabilità manifeste o occulte che siano, diventa un fastidioso pungolo della coscienza, un sovvertitore delle prospettive della vita e dell'egocentrismo diventato oramai un diritto inalienabile. Le esortazioni del profeta sono dunque come un fastidio, mentre chi predica lo fa con l'ansia di rendere cosciente sulla rovina che attende l'anima, che si trova in grave debito con Dio, con la verità, con la giustizia, con l'amore per il prossimo. Il profeta vede l'abisso celato nel quale le anime stanno per cadere,
mentre esse vivono come se tutta la realtà fosse quella visibile, ma non lo è. Ecco anche l'inganno dei falsi profeti, di chi nega o distrae dalle verità rivelate, che distoglie con facili buonismi l'attenzione degli uomini dal loro destino eterno. È più facile seguire chi dice quello che desideriamo sentirci dire, che ci confermi nei sogni perenni di sicurezza e benessere materiale, di soluzioni alternative all'impegno e alla responsabilità morale. Infatti, questa generazione più che mai cerca chi insegni la via dell'autoguarigione, dell'immortalità autoraggiunta, del superamento del male, anche quello compiuto, qualificandolo come esperienza necessaria e possibile, come momento che serva a procedere nelle esperienze di crescita della vita. Questo modo di procedere è falso e illusorio, ma piace, perché sottrae da ogni giudizio e rendi conto a Dio. Qualsiasi cosa di male io possa fare, posso qualificarlo come momento esperienziale, che io stesso riutilizzo per procedere nella mia vita di crescita personale, senza Dio, senza giudizio, senza condanna e soprattutto senza rendiconto a nessuno, se non a me stesso, bastando quel tocco di assoluzione che io stesso devo darmi, dicendo a me stesso: devi imparare a volerti più bene. Così le persone e il mondo sarebbero capaci di autoguarigione e del male, sia quello fatto che subito, si dissolverebbe con un pensiero, tanto illusorio quanto una coscienza immersa in un vaso di oppio. Dio vi benedica.